Bene, grazie. Sì. Intanto un ringraziamento a Fausto Fagioli e Andrea Prato per questo invito. Io farò un intervento di proposta venendo dal mondo della sanità. Sono un docente del Politecnico, mi occupo di sviluppo di grandi infrastrutture sanitarie. La sanità e le infrastrutture di riferimento sono molto energivore, come tutto sappiamo, però i centri sanitari sono anche quelli che hanno un impatto sulla comunità incredibile, importantissimo, perché gestiscono la qualità di vita delle persone e salvano le persone. Per cui c'è sicuramente un bilanciamento tra i costi, che ovviamente gli impatti ambientali che inevitabilmente devono generare, invece i benefici sociali. Le CER, le comunità energetiche, sono un'incredibile opportunità per i grandi centri sanitari, ma anche per i poliambulatori, ma anche per tutta la rete comunque di supporto territoriale, perché innescano un processo molto interessante di condivisione delle politiche di sostenibilità verso i cittadini. Okay, quindi hanno un ruolo rilevante nella società nel promuovere, diciamo, la sostenibilità. E quindi mi viene spontaneo immaginare un sistema dove le amministrazioni locali fanno squadra con le istituzioni sanitarie, anche perché le istituzioni sanitarie, le strutture sanitarie hanno bisogno di spazi. Sono strutture verticali spesso, quindi non sono delle piastre industriali come invece troviamo nel mondo manifatturiero, quindi hanno bisogno di alleanze per poter efficientare i loro impatti energetici. Grazie. Sì, grazie mille.